Sono semplici colori, poco colore. Quindi vivo in mezzo alle montagne, al verde, alla natura, e sicuramente tutti i miei quadri partono da questo, quindi prendo la natura, la giro e la metto in modo molto artistico sulle tele. I colori che preferisco comunque riprendono il marrone, il rosso forte, l'oro, uso molto le foglie, appunto cerco di colorarle per riprendere questo discorso di natura, di corteccia e di legno. Spero ovviamente che tutto vada bene, che piacciono gli altri. Di essere qui in questa mostra a Milano perché sono anch'io un po' appassionato di quadri, ho un'amica che fa quadri da molti anni,
delle sue esperienze, ha avuto anche l'occasione di fare presenza qui a Milano, che è un'esposizione molto importante. Mi fa piacere di essere anche vicino a lei, perché alla fine la distanza che c'è chilometrica dalle nostre case, questa è un'occasione di arrivare a Milano e fargli il più buon augurio di avere successo da qui in avanti. You're a fool to let me go. She said I'd be a fool to let you in, but she forgot her cigarettes. Now why the page may... Buonasera, le mie opere si caratterializzano soprattutto dalla materia. Il mio percorso lungo sempre è studiato nella materia, ma che ultimamente sta sfociando in materiali sempre più urbani e in viste sempre più astratte, che vanno comunque a narrare un po' il concetto di una sorta di paesaggio interno, più o meno urbano. Nel quadro che ho presentato in questa mostra, infatti, compaiono come fossero dei fantasmi, delle lettere, degli strappi della carta, quasi andare a ritrovare quindi il senso del cartellone, della città consumata, dei pensieri che rivivono attraverso stimoli, lettere, il passaggio nella via. Ad esempio questo quadro si chiama Labirinto dell'Io, appunto perché non c'è labirinto senza pareti e non ci sono pareti senza costruzioni. Anche qui ho avuto un inserimento, si possono notare come un occhio attento possa trovare le lettere più o meno della parola labirinto, e che comunque si orientano nelle strutture del quadro, che ne danno quindi lo spessore e la dinamica per potersi perdere in questo grosso paesaggio intimo urbano. Affronta il tema della realtà attraverso un punto di partenza un po' usuale, nel senso che il richiamo figurativo è rivissuto attraverso un'esperienza che nasce dall'informale e dall'astratto, e in qualche modo si ricompone attraverso una forma di figura che deve essere come in qualche modo testimoniare la volontà di ricostruire un soggetto attraverso il recupero di frammenti. In qualche modo questo è un discorso che si riallaccia a una certa tradizione legata alle figure femminili distese, le Venere, Giorgione, Tiziano, con molta modestia e umiltà, quali mi sono accostato proprio per questo interesse del rapporto tra la figura e il paesaggio. E quello che a me piace in qualche modo non rappresentare sulla tela ma evocare è un rapporto di continuità che esiste tra il soggetto e lo sfondo. Da una parte è un po' un tributo a un autore che amo tantissimo, che è Osvaldo Licini, e dall'altra è il mio desiderio di ricostruire, partendo dai territori abbandonati, quelli della periferia, dalle aree marginali, anche ricostruire una fisionomia di umanità nuova che, partendo dagli elementi rimossi, possa ricostituirsi nell'attesa di un futuro. E quindi è sempre un po' questo gioco tra materia e spirito di cui la pittura dovrebbe testimoniare. Il tema è legato al pericolo
storia dell'autunno. L'autunno prevale i rossi, gli arancioni. Beh, poi il paesaggio è tutto un pretesto, la forma del... Poi è un fatto tuo, comunque sono immagini qua dei paesaggi legati a ricordi miei di infanzia e che comunque rivivo ogni estate, autunno, prevale questo, poi uno può dire quello che vuole. E generalmente i quadri non si possono, non si devono commentare, si devono soltanto osservare e poi uno ne tira fuori le impressioni che vuole. A parte questi due, c'è quello là del bar Jamaica, c'è un discorso di ironia di personaggi che frequentano questo bar storico, tra cui ci sono anch'io, mi sono autorappresentato in situazioni in cui facciamo le partite a carte a scoperarsi. Peccato che manca il sonoro in quel quadro per sentire le urla e qualche cattiva parola. Alone, I am the darkness, the months come out to light.